Ciao amici e amiche di Sicilia 242, anche oggi nuova puntata di Spiagge, stesso tema. Rimaniamo immersi nella plastica, nei tappi delle bottiglie. Siamo sempre qui a Lido, la romantica, sempre perché la pubblicità ci piace. E niente, andiamo a disturbare come al solito i nostri bagnanti. Che lavorano, perché ormai non abbiamo più faccia di nulla. Allora, ciao, come ti chiami? Simone. Ok, Simone, da quanto lavori qui? Un anno. Ok, un anno. Come povero Simone, come ti trovi? Ti piace questo lavoro? Sì, è abbastanza bello e interessante. Hai dovuto mai salvare qualcuno? No, se non ancora. Solo aiutare a uscire dall'acqua. Quindi ancora non sei stato coronato supereroe? No, ancora no. Manca poco secondo te per qualcuno? Speriamo di no. Speriamo mai di no. Scusami, certo. Lui è nato supereroe comunque. È nato supereroe? Va bene. Ok, è nato supereroe il nostro amico, va bene, non c'è problema. Allora, volevamo farti una domanda, mentre tu guardi, non, mi raccomando, non perdere di vista nessuno, che non voglio gente sulla coscienza. Sì. Allora, le bottigliette dell'acqua, queste di oggi che hanno il tappo, sì, che non si stacca, cosa ne pensi? Perché molti dicono sono fastidiose, non sono fastidiose, l'ambiente fa bene, tu che dici? Per me sono fastidiose e secondo me io le sostituirei con quelle in vetro. Anche lui con quelle in vetro? Dici proprio eliminiamo il problema alla radice? Sì. Qua ci parlavano anche i signori che una volta ai tempi loro gli davano i 5 centesimi la cosa, ma secondo te, cioè proprio cosa dovremmo fare? Cioè basta, solo vetro, fine? Sì, è l'unica mia soluzione questa. Ok, allora quando tu non lavori invece che cosa fai? Vieni sempre in questa spiaggia, no? Ogni tanto sì. Ogni tanto, pure sì, qua? Sì, perché conosco i proprietari e perciò mi trovo bene qui. Ma ti viene di guardare mentre tipo sei tranquillo? Sì, sì. E se c'è qualcuno quindi tu aiuti? Certo. Salve signora! Oddio! Ciao! Salve signora, come sta? Bene! Ho fatto prendere un accidente alla signora, poverina! Chi, allora, chi siamo? Siamo Sicilia 242. Brava! Di qua. Brava. La signora che è bella, che è proprio sciolta nel suo, vero signora? Sì, sono arrivata ieri, quindi più sciolta di così. Ah, perfetto! Da dove viene? Firenze! Si sentiva un pochettino l'accento di Firenze. Sì. Come mai è qui, signora? Perché abbiamo deciso di trascorrere una settimana in Sicilia. Venite spesso oppure la prima volta? No, io sono venuta qui 15 anni fa. 15 anni fa? Per i bambini è la prima volta, sì. Ah, che bello. Come mai è venuta qui la prima volta, con la famiglia oppure viaggio da sola? Due coppie di amici. Ah, okay. Abbiamo fatto due settimane in Sicilia, però è la prima volta che facciamo il bagno qui, Quindi... Cioè, oggi la giornata diciamo che poteva essere un po' migliore, però va bene. Va benissimo lo stesso. Quello che ci prendiamo va bene lo stesso. La signora, lei come si chiama? Francesca. Ok, signora Francesca, noi siamo qui da Sicilia 242 per farle una domanda. Allora, avete presente le bottiglie di plastica? Nel frattempo le mie scarpe stanno volando via. Niente, fa niente. Le bottiglie di plastica, quelle dell'acqua di ora, no? Sì. Che hanno il tappo, quello che sì, si svita. Sì. Ecco, cosa ne pensi di questo tappo? Perché molti dicono che è fastidioso, non si sa. No, perché... io mi ci trovo bene, non ho nessun problema. Quindi lei è l'unica che praticamente quando beve riesce a bere senza... Sì, davvero? Sì, gira di là, lo giriamo dall'altro lato. Ma lei lo sapeva, signora, oppure l'aveva letto nella bottiglia? No, lo sapevo. Ci ho provato, mi sono ingegnata. C'è qualcuno con il quoziente intellettivo più alto della media. Ci siamo ingegnati. Esatto. Signora, perché qui non lo sapeva nessuno. Cioè io neanche lo sapevo, signora, sinceramente l'ho letto ora nella bottiglia solo per fare l'intervista. Va bene. Non fa niente.
Va bene, signora, ma secondo lei è un ottimo metodo, funziona questa cosa per l'ecologia, eccetera? Vedremo, ancora non lo possiamo dire. Ancora no? Ancora no, però secondo me sì, perché alla fine... Però che il fatto è che molti lo staccano lo stesso perché non abbiamo la pazienza proprio noi di aspettare. Però non hanno pazienza ma hanno forza. Sì, è vero. Cosa faceva prima di essere interrotta da me? Mi stavo rilassando. Ecco. Ecco, signora, io non volevo che lei si rilassasse perché ho visto, guardi, una bellissima signora lì che si rilassa. Ma perché si deve rilassare? Andiamola a disturbare. Bene. Ecco, perfetto. Siamo qui con la signora? Samuela. Samuela, nome bello. Allora, signora, niente, siamo qui per Sicilia 242. Volevamo fare una domanda, giusto? Il tema è... Se è lecito. Certo, sì, no, solo cose lecite, no? Sì, sì. Allora, la domanda era, sai che adesso ci sono queste bottiglie con il tappo di plastica, quelle dell'acqua, sì, che è fastidio. Sì. Esatto, signora, cosa ne pensa? È fastidioso, per, diciamo, per l'ambiente forse è un'idea, quindi l'accettiamo come tutto il resto delle cose, però è fastidioso. Sì, vero, è fastidioso. È che molti anche tipo ormai lo prendono e lo buttano. Secondo lei cosa lo stiamo dicendo? Anche prima comunque, quindi non è cambiato niente. Chi lo vuole fare lo fa, chi non lo vuole fare rispetta l'ambiente. Infatti, quindi però per lei signora dobbiamo rispettarlo questo ambiente. Per me lo dobbiamo rispettare a prescindere sia dal tappo che da altre cose, ci vuole educazione. Esatto, signora, lei viene sempre qui? Sì, questo è il miglior lido di Giardini Naxos. Ah, perfetto, quindi la signora fa pubblicità come noi. Signora, come mai il miglior lido? Perché mi trovo bene, perché ci vengo sempre quando ho possibilità di venirci. E quando è che viene qui? No, vabbè, io sono della zona, quindi... Da sempre? Ma lei si sposta oppure è proprio qui fissa? No, mi sposto perché comunque non sono proprio di Giardini Naxos, vengo apposta. Quindi proprio lei, diciamo che sono vale. Sono cliente affezionato. English? English. Va bene. Non possono rifiutarsi. Allora, good morning. Good morning. No, not for them. It's first time for me. Ok. Quattro. First time. Do you come here sempre, ever? Bene, le faccio fare un saluto a Sicilia 242. We have to say ciao Sicilia 242. Ciao! Grazie, thank you. Come vi chiamate? Davide e Gioacchino. Ok, allora siamo con Davide e Gioacchino. Intanto vi volevo chiedere, voi venite spesso qui? No, no, in realtà non tanto spesso. Siete di qui? No, siamo di Catania. Ok, quindi di solito dove andate? Tipo a fare il bagno? Ci piace girare, dalle volte dalle parti di Siracusa, altre volte qui nel Messinese. Qual è il posto più bello che avete visitato finora? Dove dici qua il mare è sempre bello? A me piace molto il siracusano in realtà, Mar da Memi, San Lorenzo. No, così. E te invece? No, io sono più per la zona messinese effettivamente, io sto sempre tra Messina e questa zona qui, quindi un po' Giardini, un po' Taormina e poi anche un po' più su a Letoianni, Santa Teresa, mi piacciono sempre queste spiaggia zone. Spiaggia oppure scogli? No, io sono per le spiagge. Spiaggia, perfetto. Allora, volevamo farvi una domanda da Sicilia 242. Praticamente stavamo parlando delle bottiglie, anche qua ce le abbiamo, delle bottiglie d'acqua, giusto? Che adesso hanno il tappo, quello fastidioso, che non si stacca mai. Cosa ne pensate? Allora, effettivamente è un poco fastidioso, però pensando a quanto fa bene il fatto che il tappo sia... cioè non finisca disperso nell'ambiente o crei problemi, animali incastrati, insomma ho visto un po' di situazioni preoccupanti, quindi pazienza, ci facciamo piacere sto tappo che non si sta. Lo strappate in realtà, di dirci la verità? Si prova a non farlo, in alcuni momenti magari viene un po' di... proprio di nervi, dice basta, non lo voglio più. Tutto, però per quanto possibile si tiene. Ma siamo tutti proprio a favore del... A parte che a volte poi mi capitava di perderlo, così almeno non lo perdo. Giusto, perché il senso è proprio quello di non perderlo, esatto. In realtà. Ma voi... perderlo anche per, non solo per l'ambiente ma anche per me stesso. Perché poi uno non sa come chiudere l'acqua ormai. Bello. No, signora, non si vergogni, ci racconti un po' della Sardegna. Sardegna, manco 12 anni dalla Sardegna. Come manca 12 anni? Sì, per via del lavoro. Sto in Germania. Signora, mi sto sedendo qui, non si preoccupi tanto ormai. Allora, quindi diceva,
Niente, sono emigrata in Germania per via del lavoro e niente, ora mi trovo qua in vacanza, finalmente sto in Sicilia perché io amo la Sicilia. E oltre a queste spiagge non mi sposto perché sono bellissime. Niente. Come mai non è tornata in Sardegna? Per via del lavoro, non c'è lavoro. Ma, però ogni tanto penso faccio sì, un ogni salto. Tanto, ogni tanto, sì, ogni tanto, ogni due anni, tre anni. Quindi lei viene sempre qui? Sì, sì. Da quanto tempo? Da circa 5 anni. Ok, quindi questa, comunque questa spiaggia ci dicono è consigliata un po' da tutti, sì, vero? Sì, 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 bellissimo, si sta bene, pulita. Tranquilla. Sì, abbastanza tranquilla. Prima che arrivassi sempre io, ovviamente, perché poi ho rotto un po' le scatole. Allora, volevo farle una domanda, signora. Noi stavamo parlando del tema di queste bottiglie di plastica di oggi, che hanno il tappo che non si svita sì, più, che non Germania, si... Ormai dappertutto. Sì, ormai, sì, ormai esatto. Dappertutto. No, ma è una cosa... Hanno fatto una cosa abbastanza utile, ok. Perché così non si disperdono questi tappi, insomma, per via mare, insomma, dappertutto e evitano tanti problemi. Certo, ma lei si sbrodola, signora, quando prova ad aprire queste bottiglie, perché un io pochino, sì. Sì, 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 sì. Perché poi anche quando provi a mettere l'acqua nel bicchiere, che praticamente va ovunque tranne sì, che nel esatto, bicchiere. Esatto, esatto, esatto. Poi ho scoperto, signora, che adesso glielo svelo, sulla carta praticamente c'è scritto come si deve fare, si deve girare e mettere al contrario, non si sposta più. Ok, non sapevo. Neanche io, signora, non si preoccupi. Buona sapersi. Cosa vuole questo da me? Ciao, come ti chiami? Martina. Ciao Martina. Quanti anni hai? 15. Oh madonna. Va bene, non fa niente, non fa niente. Intervistiamo lo stesso Martina, che è una delle tipiche. Io ogni volta c'è qualche puntata becco una ragazza che mi sa proprio di tipica bellezza siciliana. Lei è bionda ma non ci fa niente. Sei siciliana, giusto? Sì. Perfetto. Ok. Martina, allora, tu vieni spesso qui? Sì. Da quanto tempo? Da quando sono piccola. Sempre quindi qui? Hai tutto il gruppo di amici? Sì. Sei cresciuta qua? Avete la casa? Sì. Allora Martina, ti volevo fare una domanda. Come ti trovi tu con queste bottiglie di plastica nuove, quelle che hanno il tappo che non si stacca? No, troppo fastidio. No, troppo fastidio, vero? Ma cosa fai tu? Le butti, le lanci, cioè le, no, le rompi? Le là, poi quando mi viene fastidio le tolgo. E tipo, riesci a bere oppure ti viene proprio i nervi, dici no, non voglio neanche bere? No, fastidio, però intanto che devo fare? C'hai ragione. E niente, va bene, però dai, sono buone per l'ambiente, si dice. Sì, sì. Però tu hai provato a girare il tappo? Sì, sì, lo giro e sta verso sotto. Hai visto? È finita la sabbia ovunque, nelle gambe. E stavo per prendere le mie ciabatte. Cosa c'è dopo da quel lato? Mi seguo qui vicino al signore. Allora, salve. Intanto lei come si chiama, abbiamo detto? Gaetano. Gaetano, perfetto. Il signor Gaetano. Il signor Gaetano viene spesso qui? Sì, da tanti anni. Da quanto? Beh, perlomeno una trentina di anni. Sempre in questo lido oppure gira? In questo lido. È un abitué, lei sta solo qui. Perfetto. Ah, perfetto. Allora, signore, volevo fare una domanda. Per questa... infatti, quando uno si trova bene. Allora, quando ci sono queste nuove bottiglie di plastica, quelle che hanno il tappo che praticamente non si svita, come si trova lei? Fastidioso. Fastidioso, vero? Sì. Cosa potremmo fare per evitare questo problema? Intanto... Ma sappiamo che è per la plastica, per evitare di inquinare. Di perdere. Esatto. Secondo lei una soluzione quale potrebbe essere? Ritornare, però, ecco, col rischio che si inquini un po' di più. Bisognerebbe stare più attenti. Ci dicevano anche tipo ritornare alle bottiglie di vetro. E hanno anche le controindicazioni, le bottiglie di vetro. Perché? Il peso in... nello smaltimento dei rifiuti, certamente sono più difficoltose nello smaltimento. Certo, noi qui ora è in vacanza, tutto. Abbiamo detto, giusto? Sempre qualche giorno. Qualche giorno dice si riposa, si prende un po' di sole, perché lei è bianco come me, penso che diventa proprio Bordeaux. No, stando sotto l'ombrellone. Siamo meglio evitare proprio. Evitare. Io lo so che voi ci guardate e pensate, speriamo che non vengano mai da me, e io invece arriverò anche da voi. Allora, il discorso, signora, sono le bottiglie di plastica, quelle col tappo fastidioso. E che problema c'è? Ma non lo so, perché tutti si lamentano. È un problema perché lasciano i tappi attaccati alle bottiglie? Secondo me non è un problema. Non è un problema. Io stamattina ho svuotato delle bottiglie di vino, erano attaccati, li ho lavati e li ho lasciati. Le rilascia quindi? Le riutilizza? No, riutilizzare qualche cosa. Le ha lasciate? Sì. Le bottiglie? Eh sì, io i tappi, giustamente...
se devo buttare la bottiglia, metto i tappi nella bottiglia. Giusto. Ma signora, lei come si chiama che è così bella, energica? Io sono Caterina. Caterina, da dove viene Caterina? Da questa zona. Da questa zona, quindi... Da questa zona, sono proprio... Questa zona, alle spalle abito. Signore, è di qua, proprio lei ci tiene a farci sapere che lei è di qua. Giardini Naxos. Oh, bellissimo. Non che dicono di Taormina, no, Giardini Naxos. No, noi dobbiamo fare le distinzioni, perché esatto. È giusto. Esattamente. Vabbè, signora, quindi la signora dice va bene, fregatevene di queste bottiglie che... Ma che se ne frega? Ma tu ti si lamenta. È un problema, con tanta munizia che c'è, pedi. Brava, signora. Proprio i tappi per la bottiglia andiamo a fare. Ma finiamola. Tutta questa delinquenza che c'è. C'è delinquenza. Ormai fare figli è un problema. Non facciamo più figli. No, non conviene. Ciao 242, ciao. Grazie, che Dio ce la mandi buona. Ciao Sicilia 242 da Montreal, Canada, da siciliano di Montreal. Se mi seguite su Instagram lo potete trovare, sì, veramente. Siciliano di Montreal, Nick Messina, Nicolò Messina su Instagram. Grazie, grazie mille, grazie. E buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, ciao. Eccoci, siamo qui, siamo riusciti a trovare il proprietario dell'Idola Romantica. Magari, addio, quale proprietario? No, comunque sono direttore di spiaggia, sono Tony. Ok, signor Tony, che cosa fa il direttore di spiaggia? Niente, praticamente ci occupiamo di servire al massimo i nostri clienti, dare la massima disponibilità e niente, diamo un servizio diverso dagli altri, o perlomeno ci proviamo. Okay. Ci proviamo. Perfetto, va bene, noi ringraziamo Tony e il Lido ovviamente e vi salutiamo e chiudiamo così la puntata di Le Spiagge. Grazie Ciao. Mille. Ciao.